Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Ciao a tutti e bentornati. Voglio iniziare questo episodio ringraziando Viv, che mi ha mandato un messaggio vocale su Spotify. Sono felice che ti sia piaciuto il format dell'ultimo episodio e ti ringrazio per il tuo gentile messaggio. Oggi vorrei parlarvi della mia ultima settimana. Come forse potete immaginare, la stagione invernale è ora purtroppo finita. Questo significa che settimana scorsa ho lasciato le mie amate montagne. Prima di tornare a casa in Italia, dove mi trovo in questo momento, mi sono però concessa una piccola vacanza e sono andata in Spagna a passare qualche giorno a casa della mia precedente manager con la mia attuale manager. Lo so, suona un po' strano. Abbiamo passato dei giorni fantastici all'insegna del relax puro. La sua casa si trova vicino a Malaga, ma al di fuori della città e dello stress. La mattina ci siamo sempre alzate senza sveglia, cosa che io non faccio mai normalmente per evitare di dormire 12 ore. Poi abbiamo fatto colazione sulla veranda con una meravigliosa vista. Tra un pisolino e l'altro sotto il sole abbiamo anche fatto qualche piccolo lavoro di decoupage, ridipingendo vecchi tavolini o sedie per ridare loro vita. Questi, infatti, erano stati abbandonati in giardino e lasciati a sé, e noi li abbiamo resi di nuovo belli e utilizzabili. Per pranzo, a volte, siamo rimaste a casa e abbiamo preparato delle semplici insalate, oppure siamo andate nei paesini vicini e abbiamo mangiato in qualche ristorante carino. Abbiamo anche fatto un po' di shopping, ovviamente, e io ho comprato qualche souvenir per le persone a casa. Della frutta secca caramellata, delle foglie di tè e un foulard. L'ultimo giorno ci siamo anche viziate con un massaggio rilassante. Una gentilissima signora è venuta a casa e ci ha coccolate per bene. Insomma, non ci siamo fatte mancare niente. È stata una piccola vacanza, ma veramente fantastica e assolutamente rilassante. Il modo perfetto per terminare una stressante stagione lavorativa. Ora sono finalmente a casa, quindi potrò dedicarmi a creare episodi del podcast e video per voi. Quindi fatemi sapere se avete qualche richiesta per me. Per esempio, qualche tempo fa, Pauline ha richiesto un video sui termini nautici perché le piacerebbe vivere su una barca. Chato, spero di aver azzeccato la pronuncia, invece
richiesto un episodio su camminate e passeggiate da fare in Italia. Qualcun altro ha anche richiesto maggiori informazioni su Workaway. Presto pubblicherò episodi su tutti questi argomenti che sono più interessanti per voi. A presto e buona settimana! So here we are. This was the new episode with this new format again, where I read the whole text in Italian first and then I go through it with some translation in English so that you can check what you understood with the first time. Okay, so ciao a tutti, bentornati. Bentornati is welcome back. Tornare to go back, so bentornati, welcome back. Voglio iniziare questo episodio ringraziando Viv. So I would like to start this episode by thanking Viv. Ringraziare is to thank. So you just say grazie to say thank you, e ringraziare is the verb to thank. Viv sent me a voice message, un messaggio vocale on Spotify, and I wanted to thank her for that. Sono felice che ti sia piaciuto il format dell'ultimo episodio. So I'm very happy you liked the format of the last episode. E ti ringrazio per il tuo gentile messaggio. And I thank you again, ti ringrazio per il tuo gentile messaggio, for your kind message. Oggi vorrei parlarvi della mia ultima settimana. So today I would like to talk to you about my last week, my past week. Vorrei, I would like, vorrei parlare a voi, vorrei parlarvi della mia ultima settimana. L'ultima is the last. Come forse potete immaginare, so as you may imagine, come forse, forse means maybe, so as you maybe can imagine, la stagione invernale è ora purtroppo finita. So the winter season, la stagione invernale, è ora, is now, purtroppo, unfortunately, purtroppo finita, over. Questo significa che settimana scorsa ho lasciato le mie amate montagne. So this means that last week, settimana scorsa, so earlier we had l'ultima settimana, that was the last week, e settimana scorsa is the past week, technically. Ho lasciato le mie amate montagne, so I left my beloved mountains. Prima di tornare a casa in Italia, dove mi trovo in questo momento, mi sono però concessa una piccola vacanza. Prima di tornare a casa in Italia, before going back home in Italy, dove mi trovo in questo momento, where I am right now, in this moment, mi trovo in Italian, when you want to say I am in a place or something is in a specific place, we use this verb trovarsi, which is reflexive. So mi trovo, literally I find myself, so I am there. So, where I am right now, mi sono concessa una piccola vacanza. So, I allowed myself to have a little holiday. Let's translate it like that. So, I gave myself a little holiday. E sono andata in Spagna a passare qualche giorno a casa della mia precedente manager con la mia attuale manager. So, sono andata in Spagna. I went to Spain a passare qualche giorno, to spend some time, sorry, to spend some days, passare il tempo, passare dei giorni, so to spend a few days, a casa della mia precedente manager, so at home of my previous manager, con la mia attuale manager, with my current manager. Lo so, suona un po' strano. I know it sounds a bit strange, but that's life. Abbiamo passato dei giorni fantastici
all'insegna del relax puro. So we spent some fantastic days dedicated to pure relaxation, to relax, all'insegna del relax puro, really dedicated to just that. La sua casa si trova vicino a Malaga. So her house, la sua casa, again, si trova, it is found, so it is near Malaga, ma al di fuori della città e dello stress. So al di fuori, so outside, la città, city, and stress. La mattina ci siamo sempre alzate senza sveglia. So every morning we woke up, we got up without the alarm, senza la sveglia, senza sveglia. Cosa che io non faccio mai normalmente per evitare di dormire 12 ore. So this is something that I never do normally. So we would say cosa che, so think that. So what I just said, the fact that every morning we woke up without the alarm, this is a thing that, cosa che, io non faccio mai normalmente, I never do normally, per evitare di dormire 12 ore. So to avoid, in order to, per evitare, to avoid, di dormire, so to avoid sleeping 12 hours, 12 ore. Poi abbiamo fatto colazione sulla veranda con una meravigliosa vista. So after that, then, poi abbiamo fatto colazione, we had breakfast, sulla veranda, on the terrace technically, sulla terrazza, con una meravigliosa vista, with a marvelous view, a beautiful view. Tra un pisolino e l'altro sotto il sole, this is a beautiful word to learn, pisolino, if you don't already know it, un pisolino is a nap. It's very important to learn this word. Quindi tra un pisolino e l'altro. So, let's say between each nap, between one nap and the other, under the sun, sotto il sole, abbiamo anche fatto qualche piccolo lavoro di decoupage. So we also did some little decoupage work. If you don't know what decoupage is, I would say, you know, when, for example, you paint or you fix things around the house or you make something artistic, I think that is all decoupage. Maybe you decorate things. So ridipingendo. Dipingere is to paint, and ridipingere, so to paint again, vecchi tavolini, old little tables, o sedie or chairs, per ridare loro vita, so to give life back to them. Dare vita, so to bring life, let's say. Ridare loro vita is to bring them back to life. So they were a bit abandoned to themselves, and we paint them again to make them pretty again. Questi, infatti, erano stati abbandonati in giardino. So these, talking about the tables and the chairs, erano stati abbandonati. So they had been abandoned in giardino, in the garden, e lasciati a sé, and, you know, left them there to themselves, by themselves, just forgotten. E noi li abbiamo resi di nuovo belli e utilizzabili. So we made them again pretty and, let's say, usable. So we made sure that they could be used again. Per pranzo, a volte, siamo rimaste a casa e abbiamo preparato delle semplici insalate. So for lunch, per pranzo, sometimes, a volte, siamo rimaste a casa, we stayed at home, e abbiamo preparato delle semplici insalate. So we prepared some simple salads. Oppure is like or, siamo andati nei paesini vicini, so we went to the little towns nearby,
E abbiamo mangiato in qualche ristorante carino. And we ate in some cute restaurant, in some nice restaurant. Abbiamo anche fatto un po' di shopping, ovviamente. So of course we also dedicated ourselves to some shopping that can never miss. E io ho comprato qualche souvenir per le persone a casa. So I bought some souvenir, qualche souvenir, per le persone a casa, so for people at home. Della frutta secca caramellata. So la frutta secca is dried fruit, or actually more, not really dried fruit, is nuts, really. So you can imagine chestnuts or walnuts, just frutta secca. It literally means dried fruit, but for us is more nuts. Caramellata, so caramelized. Delle foglie di tè, some tea leaves. E un foulard. Un foulard, like a scarf, no? Una sciarpa, but very light for the summer. L'ultimo giorno ci siamo anche viziate con un massaggio rilassante. So the last day, l'ultimo giorno, ci siamo anche viziate. Viziare means to spoil, like when you buy yourself an ice cream because you want to spoil yourself, no? Ci siamo viziate, we spoiled ourselves, con un massaggio rilassante, with a relaxing massage. Una gentilissima signora. Gentile means kind. Gentilissimo is a very kind, really kind, super kind signora, lady, è venuta a casa, so she came at home, e ci ha coccolate per bene. Coccolare is like to cuddle, so she cuddled us with a really nice massage. And per bene means really nicely, well done job, per bene, just gives more emphasis. Insomma, non ci siamo fatte mancare niente. So, really, we didn't miss out on anything. We did everything we wanted, but at the same time, it was pure relax. È stata una piccola vacanza, ma veramente fantastica e assolutamente rilassante. So, it was a short trip, short holiday, ma veramente fantastica, but really fantastic, e assolutamente rilassante, and absolutely relaxing. Il modo perfetto per terminare una stressante stagione lavorativa. Sorry. So the perfect way, il modo perfetto, per terminare, to finish, to end, una stressante stagione lavorativa. So a stressful working season. Ora sono finalmente a casa, now I am finally home, quindi potrò dedicarmi a creare episodi del podcast e video per voi. So I can finally dedicate my time to create podcast episodes and videos for you. Quindi fatemi sapere se avete qualche richiesta per me. So let me know if you have any request for me. Per esempio, for example, qualche tempo fa, so some time ago, Pauline ha richiesto un video sui termini nautici, perché le piacerebbe vivere su una barca. So, as an example, a while ago, Pauline requested a video on nautical terms, so words about boats and sailing, because she would like to live on a boat. Le piacerebbe vivere su una barca. Chato, so here I said, I hope I pronounced it correctly, I'm sorry if I didn't. He invece ha richiesto un episodio su camminate e passeggiate da fare in Italia. So he requested an episode about walks that you can do in Italy, maybe trekking or just nice walks in Italy. Qualcun altro ha anche richiesto maggiori informazioni su Workaway. Someone else also requested more information about Workaway. Presto pubblicherò episodi su tutti questi argomenti che sono più interessanti per voi. So I will soon publish episodes about all of these topics, questi argomenti, that are more interesting for you, che sono più interessanti per voi.
A presto e buona settimana. So see you soon and have a nice week. Great. So that was it. That was the, let's say, the analysis, the translation about this episode. Since I'm noticing that by doing this, it's taking a lot more time, I will not read it one more time in Italian. But of course, you can listen to the episode one more time or just the first half if you want to listen to the text just in Italian again. So I think it's a great exercise for you to check now that you listen to the translation to see if you can understand even more words that you did before. And don't forget that on Patreon you can find the text and also the written translation of the episode. So that I know that is also very useful for a lot of people, especially to be able to see how each word is written, especially the words that you don't know. Great, I will stop talking now. Thank you for listening to this episode, as always, and see you or hear you next week. Ciao!